Bene, buongiorno. Siamo qui con il preside Giusto Catania dell'Istituto Saladino di Palermo. Buongiorno, preside. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Allora, preside, lei ha terminato da poco un intervento in questa giornata di anniversario del centenario dalla nascita di Don Milani. È stato un intervento molto sentito e molto applaudito. In particolare quando lei ha detto che il merito non è collocabile all'interno della scuola, perché la scuola non è un'azienda. Ci può spiegare un po' meglio questo concetto? Ma il concetto di istruzione e il concetto di merito sono in antitesi. L'istruzione è una pratica che prevede l'inclusione, la solidarietà. Il merito è una pratica competitiva e la scuola deve essere tutto tranne competizione. La scuola deve favorire l'inclusione dei più deboli, deve favorire la crescita delle competenze individuali, delle conoscenze collettive. Per questa ragione il merito, così come è stato definito in questi ultimi mesi, è incompatibile col concetto pedagogico di educazione. Lei ha ricordato, ci ha tenuto a dirlo, io sono e rimango un insegnante. E anche questo ha riscosso molto molto successo tra la platea. Ma io mi sento soprattutto un insegnante, nel senso che per diventare dirigenti scolastici, come si chiamano adesso, ma per diventare presidi, come io penso vadano chiamati gli attuali dirigenti scolastici, bisogna essere necessariamente insegnanti, perché una guida di una scuola non è una guida amministrativa, gestionale. La guida della scuola deve essere soprattutto una guida pedagogica, didattica, di attenzione al processo educativo. Per questa ragione io continuo a sostenere che troppo spesso noi presidi ci scordiamo di essere stati degli insegnanti. Io penso che per fare bene i dirigenti scolastici bisogna ricordarsi quotidianamente di essere stati insegnanti. Anche nella gestione dei fondi del PNRR, mi sembra di aver capito. Ma io penso che la gestione dei fondi del PNRR vada collocata dentro un ragionamento generale. Per troppo tempo abbiamo pensato che il problema della scuola fosse la quantità di denaro da investire nelle scuole. In realtà il problema è un altro, non riguarda la quantità, riguarda la qualità. Io penso che ci sia la necessità di avere un'idea di scuola, un progetto pedagogico e didattico per la scuola italiana che in questo momento non c'è, malgrado la quantità straordinaria di risorse che stanno arrivando nella scuola italiana, che troppo spesso sono servite per dotare le scuole di apparecchiature tecnologiche, rinnovare gli arredi, ma questo non è sufficiente per fare una scuola migliore. Credo che vada investito e vada fatto un serio piano perché i soldi del PNRR servano a migliorare l'azione educativa delle scuole e l'azione educativa delle scuole nei territori. Preside, un'ultima domanda. Lei ha fatto cenno al fatto che la sua, come tante scuole, con i nuovi parametri sul dimensionamento scolastico, potrebbe essere a rischio chiusura. Ecco, e ha chiesto pubblicamente di non utilizzare il solo parametro del numero di alunni iscritti per mantenere in vita l'autonomia. Ci può spiegare questo? Ma io penso che il parametro quantitativo sia un parametro non utilizzabile per l'educazione. Noi dobbiamo valutare l'impatto che le istituzioni scolastiche hanno nei territori, l'impatto che le istituzioni scolastiche producono nei processi educativi del territorio. Limitarsi semplicemente a un taglio netto, un taglio orizzontale sulla base del numero degli studenti, credo che non sia utile. Non sia utile per l'impegno e per il ruolo che deve svolgere lo Stato nei territori. Ho fatto l'esempio della realtà della mia scuola, dove l'Istituto Comprensivo Giuliana Saladino è l'unica presenza dello Stato in quel territorio. E credo che nella situazione della mia scuola ci siano tante altre istituzioni scolastiche, per cui valutare esclusivamente il dimensionamento scolastico sulla base quantitativa, sulla base di numeri, credo che faccia veramente un danno al futuro della scuola, ma soprattutto al futuro della democrazia nel nostro paese. Allora, un'ultimissima: la scuola non perderebbe, diciamo, la sua efficacia didattica, rimarrebbe in vita, ma perderebbe l'autonomia a livello dirigenziale, di DSGA e di segreteria. Cosa accadrebbe in questo caso alla sua scuola? Ma io, diciamo, adesso aspettiamo i numeri ufficiali. Una scuola qualsiasi che perde l'autonomia. Aspettiamo di capire che cosa succederà. Però qual è l'elemento fondamentale? Viene meno il principio dell'autonomia scolastica. Io su questo voglio insistere. Per tanto tempo ci hanno spiegato che la nuova idea di scuola costruita sull'autonomia, che ormai risale al 1997, era fondamentale nel rapporto col territorio.
un patto educativo tra la scuola e i territori. Il dimensionamento scolastico rompe questo modello, il modello in cui i territori, la società civile, le associazioni, le parrocchie concorrono alla crescita educativa del territorio insieme alla scuola. Togliere l'autonomia scolastica significa soprattutto questo. Bene, ringraziamo il preside Giusto Catania dell'Istituto Saladino di Palermo. Grazie, grazie, molto gentili.